Ciao, allora, finalmente mi sono arrivate le stoffe che vi avevo detto di aver ordinato per le shopper come idee natalizie. E ho deciso di spacchettare insieme a voi il pacchettino che mi è arrivato, così guardiamo insieme di cosa si tratta. Allora, le ho acquistate su tessuti.com e è un magazzino di stoffe, spedisce dalla Germania. Non è la prima volta che acquisto, mi sono sempre trovata bene. E spacchetto con voi, perché di solito quando si acquista qualcosa in internet e poi arriva è come se ci arrivasse un regalino. E quindi è come se ci arrivasse un regalino, e quindi è sempre un po' un'emozione. Decido di condividerla con voi. Allora, questa è la fattura. Sì. E ci sono anche altre cose che non c'entrano con le shopper, però le ho acquistate lo stesso per altri progettini che ho in mente. Vediamo un po' se è tutto giusto quello che mi hanno mandato e se anche se mi piace. Allora, ve le faccio vedere le stesse le cose che ho acquistato, tanto così, per curiosità, magari a qualcuno interessa vedere anche un po' la qualità. Ho acquistato due cerniere lunghe 20 centimetri, mi pareva da 20 centimetri o 25, pare più da 25 che da 20, così con il pizzetto, così perché è bello. Secondo me, intanto secondo me è più semplice montarle su un progetto perché non dobbiamo incassare questa parte qua, e poi resta a vista, è carino. Le ho prese bianche perché il bianco è un colore un po' che va con tutte le stoffe, c'è sempre una parte bianca in ogni stoffa e si può utilizzare un po' per tutte. Poi ho preso i bottoncini, questi si servono per le shopper perché saranno richiudibili. Li ho presi anche questi bianchi perché si adattano un po' a tutte le stoffe, bellissime secondo me anche. E poi questo è cordino, è un elastico tipo coda di topo, è sempre per fare le shopper richiudibili. Allora perché abbiamo scelto io e mia sorella le stoffe, le abbiamo scelte insieme per incontrare più gusti possibili, no? Perché io ho dei gusti un po' particolari e lei ha gusti totalmente diversi dai miei. Abbiamo scelto un po' di stoffe miste così incontriamo più gusti possibili. Abbiamo scelto questa con le piume. I tessuti sono bellissimi, ha una qualità stupenda. Sono tutti 100% cotone, proprio perché per fare questi lavoretti qui sul 100% cotone si lavora meglio e anche le cuciture vengono con meno difetti. Allora, questa. Poi abbiamo preso questa qui con i fenicotteri, che è di modissima, così quest'estate è stata tanto di moda e abbiamo pensato che potesse piacere ancora. È su sfondo grigio con i fenicotteri rosa. Adesso qui è chicchissima fare la spesa con una borsetta così. Poi abbiamo preso questa, che se si vede bene ci sono, c'è tipo un'anguria sembra, sì, e tucani, poi c'è un colibrì e c'è l'ananas, che anche questa era una cosa che andava tanto di moda, le palme, un po' così, un po' esotica e allegra. Poi abbiamo scelto una stoffina di Natale, perché una stoffina di Natale ci sta, anche se diciamo che la stoffa di Natale un po' ci lega le mani, no? Nel senso che magari durante l'anno fare la spesa con la shopper, con la stampa natalizia non è il massimo, però regalare a Natale la borsetta così è secondo me bellissima, e poi comunque se avanzerò un po' di stoffa dal progetto magari faccio anche qualcos'altro. Con le renne, con i Babbo Natali, con la renna che scia, a mia sorella piaceva la renna che scia. Poi abbiamo preso la stoffa tutte ananas, poi abbiamo preso una stoffa tinta unita perché in ogni shopper poi vedrete c'è una fascia da fare in tinta unita, e pensavo anche di fare i manici in tinta unita, però mi sono accorta che è meglio farli della
della stoffa con cui si fa la stoffa perché viene più, con cui si fa la borsa perché viene più carino. Comunque questa è una stoffa tinta unita che ci servirà per fare una fascia. Adesso sinceramente guardandola così in internet mi pareva più chiara, un beige molto più chiaro, e invece è un beigeolino scuro, ma comunque vediamo cosa mai farò. Farò un altro acquisto. Poi abbiamo preso questa, che questa l'ho scelta io. Come vi dicevo, io ho scelte di colori un po' particolari, mi piacciono colori un po' autunnali, e quindi c'erano forse anche delle stoffine un po' tristi che mi piacevano, però le abbiamo un po' scartate. Abbiamo scelto quelle un po' più allegre. Questa è bellissima secondo me perché è proprio autunnale, ha le ghiande, le fogliette, carina carina. È anche morbidissima questa al tatto. E poi un'altra che andava di moda, questa qui con i cactus. Wow, che è un verde accesissimo quello dei cactus, così su sfondo nero. Adesso vedrò un attimino come usarle. E poi ho preso questo che è un mezzo metro di fliselina che serve per fare i ricami a macchina. Praticamente in un tessuto, adesso il tessuto bisognerebbe che fosse chiaro, comunque tinta unita, si mette il tessuto, si mette sotto un pezzetto di fliselina e poi si può, un pezzetto solo, non tutta, eh. E poi si può sopra ricamare direttamente a macchina, serve per far sì che non vengano fuori dei difetti nella stoffa quando si va a ricamare a macchina, perché comunque l'ago e il filo tendono a tirare la stoffa e fa come delle grinzette, diciamo, no? La stoffa. Con la fliselina così sotto fa uno spessore ideale e il difetto non viene. Ok, queste sono le cose che abbiamo comprato. Quando abbiamo fatto l'ordine delle stoffe, io ancora non vi avevo detto che avrei fatto per Natale delle shopper e quindi non ne abbiamo prese tantissime, cioè ne abbiamo prese 6 tipi, 7 tipi, quindi non tantissime, però come vedete insomma stoffe che secondo me abbiamo scelto cose che nel caso in cui non fossero andate via e ci fossero rimaste le stoffe ci sarebbero piaciute anche a noi. Quindi comunque spero che le stoffe vi piacciano. E poi, visto che in tantissime quando avete sentito l'idea vi è piaciuta e mi avete scritto che volevate acquistarle, ecco, mi hanno fatto pensare che le stoffe non sarebbero state abbastanza per soddisfare tutte le richieste, quindi non so adesso se ne ordinerò ancora, se le procurerò qui nei negozi intorno a casa, adesso vedo. Perché cerco sempre delle stoffe che siano, no, carine, un po' originali, cose che faccia piacere anche alla persona a riceverle, che magari dica: oh, che bello, non l'ho mai visto così, e magari in giro prenda complimenti, insomma, una cosa un po' originale. Io spero che le stoffe vi piacciono. E adesso che sono arrivate finalmente, posso iniziare a fare qualche shopper e poi farvi vedere anche come vengono. Se volete lasciate mi piace al video, se volete iscrivetevi al canale. Io cercherò adesso di caricare video spesso, di tenervi aggiornati con quello che faccio. E basta, spero che siate partecipi, che mi scriviate commenti. Se avete bisogno di me, io nell'info box vi lascio tutte le mie email, i miei indirizzi dove cercarmi. E niente, vi ringrazio per la visione. Ciao!